Salve, grazie di essere intervenuti alla prima delle presentazioni della rassegna Paesaggi di Poesia numero 5 per quanto riguarda aprile. Paesaggi di Poesia è una rassegna che è iniziata a marzo e proseguirà fino a metà maggio ed è una rassegna che già da 5 anni porta qui nella libreria IBS che ci ospita e che noi ringraziamo, porta voci differenti per quanto riguarda il panorama poetico italiano, nazionale e non soltanto locale, anzi locale quasi per nulla. Infatti nel volantino che troverete sia sul tavolo sia nel libro, vedrete che sotto l'immagine sotto un'immagine che raccoglie tutta la rassegna ci sono vari poeti e molti di essi sono poeti che provengono da Roma, da Ancona, da Firenze come Rosaria Lo Russo e che riempiono questo piccolo palinsesto. Questa volta noi ospitiamo invece un libro che ha già una sua storia, perché è il libro di Martina Campi, Le estensioni del tempo. È una storia anche abbastanza ricca di soddisfazioni per l'autrice e l'ospitiamo anche perché è un evento non raro, ma molto bello il fatto che questo libro abbia avuto una storia che ha portato anche una ristampa e già questa è una bella cosa. Punto secondo, anche perché Martina Campi questo libro lo ha presentato praticamente ogni volta in maniera performativa e questa invece è la prima volta in cui anche se spalleggiata da Andrea Magazzeni e da Enzo Campi, che sono la prefatrice e la postfatrice dello stesso libro, cioè l'estensione del tempo, postfattore, scusa. Vabbè, mi dispiace, non ce la fai, e non ce la faccio neanche io. E comunque, anche se spalleggiata dalle due colonne d'Ercole che sostengono il libro a livello cartaceo, è la prima volta che lo presenta in maniera, diciamo così, tradizionale, leggendo senza quello che è un supporto per lei storico a questo punto, possiamo dire, che è quello della musica. E non è quindi una presentazione performativa, o almeno non lo sarà del tutto, e questa cosa, diciamo così, chiude anche, penso, almeno il cerchio di questo libro. È una specie in qualche modo di presentazione quindi ufficiale in chiusura e saluto del libro. Io non vorrei dire altro perché sia Enzo sia Loredana sono due persone che sul libro ci hanno lavorato, che conoscono molto approfonditamente il lavoro di Martina e non vorrei in qualche modo sovrappormi con delle mie opinioni alle loro descrizioni critiche. Lascerei la parola immediatamente a Loredana e dopodiché, non so se è inframmezzato, a Enzo. Grazie. Allora, io sono molto contenta di essere qua a presentare Le estensioni del tempo di Martina Campi, che ho conosciuto 2 anni fa appunto in occasione del premio Renato Giorgi, e in quanto questa silloge è quella che risultò poi vincitrice all'edizione del 2012 del premio nazionale Renato Giorgi. E questa è una bella occasione della ristampa, è un'occasione quindi per entrare sempre di più e sempre meglio, diciamo, in questo testo, e per Martina, come diceva Sergio, per presentarlo senza nessun supporto multimediale, visto che Martina è un'artista che si declina anche come performer e non solo come poetessa in un senso tradizionale. Ecco, e mi ricordo che quell'anno questa silloge piacque a tutta la giuria, quindi soprattutto anche a Maracini, piacque a Marilena Polidori, Fabrizio Bianchi e Ivan Fedeli, proprio perché aveva un'organicità, una strutturazione molto molto godibile, di cui adesso parlerò, e che la faceva risaltare anche rispetto ad altri lavori. Ecco, prima di addentrarmi un pochino nel testo, e non voglio essere neanche molto lunga perché voglio che lei legga i suoi testi, dico per chi non la conosce che Martina Campi è veronese,
è veronese, però approdata a Bologna come studentessa di scienze delle comunicazioni, materia in cui si è laureata, e attualmente lavora anche, penso, come consola, mi dicevi? Ecco. E quindi questa è la sua, il suo tipo di formazione. E anche però l'apprendistato poetico non è così dell'ultima ora, nel senso che ho visto che aveva pubblicato delle cose già vari anni fa, e queste sue sillogi non sono mai sfuggite all'occhio critico. Ad esempio, ho avuto una segnalazione per altri inediti che saranno, che usciranno prossimamente, magari ci spiegherà anche lei, al premio Montano, sempre a Verona. Ha pubblicato in antologie con Fara Editore, è stata notata e premiata nel concorso Ulteriore a Mirari, di cui Enzo Campi è presidente. Quindi voglio dire che è una scrittura che comunque si fa notare, non passa sotto silenzio. Ecco, per chi volesse saperne di più, c'è anche un sito, martinacampi.it, dove potete trovare delle notizie. Per quanto riguarda i suoi progetti di poesia e musica, devo ricordare il progetto Memoria da Sottosuono, portato avanti col compagno Mario Sguarina e con altri musicisti e compositori, ed è molto interessante perché questa poesia, che io chiamo giovane poesia italiana, sempre di più si meticcia con altre forme della comunicazione, quindi con i video, con la musica, e quindi è un tipo di arte che vuole rispondere alla realtà in modo un po' completo. Ecco, ho avuto delle altre esperienze in rete su riviste e siti, tra cui nomino Pi Greco, Musikaos e Kermesse 2004. Inoltre non voglio dimenticare di dire che Martina Campi, con nostra grande gioia, è entrata nel gruppo, nell'associazione Le Voci della Luna di Sasso Marconi, e dà una grandissima mano nella redazione della rivista, con grande gioia anche di Marinella Polidori, che vuole un rinnovamento anche così nella redazione e nel lavoro che c'è così dietro questa associazione di puro volontariato, e lei ci dà una grossa mano. Ecco, quando ci siamo parlate un po' al telefono, anche per così sentirci, mi ha colpito quello che Martina diceva, che lei vuole esserci il meno possibile, lasciar parlare la poesia, un po' il suo modo, la sua cifra, questa leggerezza. Infatti io butterei lì due parole chiave per parlare della sua scrittura: leggerezza e precisione. Infatti questo libro ha una sua intrinseca leggerezza compositiva che, guardando anche l'indice, viene subito, si evidenzia, perché è fatto di tante brevi sezioni composte di 4 al massimo 5 poesie. Vi leggo qualche titolo: Destinate a scomparire, Memoria dell'onda, I gatti lo sanno, Memoria delle foglie, Questi fogli senza nome, Senza nome hashtag 1, Senza nome hashtag 2, eccetera, eccetera, Memoria dell'ombra, Le ore asterisco, Memoria delle stelle, Gli incontri nel sole, Memoria del vento, Fidandosi nel buio. C'è una costruzione molto naturale, non artificiosa, che si basa appunto su questa fluidità e leggerezza. Martina costruisce un percorso di ricerca, secondo il mio modesto parere, perfettamente bilanciato, quindi la leggerezza della costruzione, che mi ha ricordato quelle strutture aeree, ecologiche, quelle specie di tende, no, che si possono allestire su delle aree e che si possono togliere. Quindi è una costruzione molto leggera, che non vuole ferire e non vuole fondare dei fondamenti ultimi. In questo libro sono gli spazi, le parole, i silenzi, le pause, questi hashtag, queste parentesi aperte e non chiuse, i grafemi di lettere diradate hanno un valore conoscitivo e compositivo.
e io scrivevo nella prefazione, segnano un tempo e uno spazio, come accade per le partiture musicali, cioè hanno un valore di battute musicali, di spazi, di tempi e di spazi. E, inoltre, secondo me, in questo libro è percorso da un ideale regolativo, cioè un tendere a qualcosa. Questo qualcosa è un sapere interiore e della specie, quindi dal punto di vista individuale si allarga a quello generale, che la guida nei diversi momenti e spazi della città, che è un altro soggetto che compare disseminato nel libro, la casa col suo carico di affetti o di solitudini. Martina si sente parte di una costruzione individuale e collettiva che comprende l'universo. Non a caso c'è una sezione che a me piace molto, il tipo matematico, che riguarda il moto delle stelle. Sono quattro poesie che io poi spero che lei legga. E raccontando questa musica che è implicita nell'universo e da cui reclama un senso che possa essere di tutti. E secondo me questo senso è anche il senso della durata delle cose, delle persone e comprende, della natura, e comprende al suo interno i concetti della metamorfosi e della trasformazione. Anche qui c'è una poesia secondo me emblematica, che è quella nelle pause, che è la pagina 77, poi magari ci leggerai. Ecco, un altro punto di vista privilegiato per accostarsi al libro è dato dagli incipit, che sono scelti anche con molta cura e ci danno la cifra della raccolta, che è quello di problematizzare il quotidiano, non dare mai niente per scontato e scoprire la straordinarietà che c'è nell'ordinarietà di tutti i giorni. Ad esempio, i due incipit sono uno di Wittgenstein, il bianco è anche una specie di nero, un altro della Zimbosca, a me è capitato di esserti accanto e davvero non vedo in questo nulla di ordinario. Quindi lo straordinario che c'è solo a saperlo vedere dietro ogni fotogramma, ogni piccolo momento della nostra vita quotidiana. Infatti queste sue poesie sono anche brevi, brevissime storie, piccole storie metropolitane, flash, piccoli flash definiti di eventi che accadono come delle piccole epifanie, dove però c'è anche sempre molto la presenza affettiva, calda, umana, sia degli umani ma anche degli animali, come questo gatto accoccolato che ritorna spesso e che forse lei ha in casa. Ecco, altre indicazioni che ci vengono dagli incipit sono queste, che niente si rompe mai del tutto, neanche il passato. Il passato non è passato, il passato è movimento, dice in un'altra poesia, ma tutto si trasforma, quindi c'è questa circolarità, questa trasformazione che viene sempre fuori, come lei scrive anche in una poesia, sempre di pagina 78, che magari poi ti richiederò. E un'altra bellissima immagine che mi aveva molto colpito è quella delle traiettorie che noi percorriamo nella nostra vita di tutti i giorni, così ordinaria, così straordinaria, come atomi sparsi nell'universo che si incontrano, dice lei, anche come migranti che trasudano stanchezze da vecchie vesti africane, dice lui. E questo incontrarsi, ad esempio, dice, negli specchi degli ascensori, questi movimenti impercettibili che lei chiama rototraslazioni, sono tutte cose molto, molto carine, molto, molto originali. E c'è un uso molto raffinato della metafora delle sinestesie, con tantissimi esempi non casuali, ecco. E quindi è una poesia che a me è piaciuta molto, così fresca, io posso usare un aggettivo normale, proprio una poesia così fresca e così nuova, che è proprio rispecchia l'essere di Martina, che vorrei che poi lei vi fa, così sentirete come sentirete poi dalla sua lettura. Ecco, magari se ci vuoi leggere qualcosa poi
sentiamo anche Enzo. Certo, grazie Loredana. Sì, in effetti questa leggerezza Croce d'Elizia, per chi legge il libro, c'è stata definita libellula o senza metrica. La metrica per me è dentro al respiro, quindi non sempre è così evidente, quindi leggo quello che mi hai chiesto, non avevo in realtà messo in programma. No, scegli quello che ti senti di leggere. Dalla memoria delle stelle, che tra l'altro, pur essendo centrale nel libro, è una delle ultime sezioni che ho scritto. Ecco, una cosa ci tengo a dire, ogni sezione è intervallata da un'immagine fotografica e un dipinto, che sono rispettivamente di Giampaolo De Pietro e Valentina Gaglione, anche loro poeti e artisti. Memoria delle stelle ha questo incipit: abbiamo creato una stella in miniatura. Ben presto essa ebbe compagni. Magari ne leggo una da memoria delle stelle che non faccio, solo tu. Tutte le cose sono legate dalla forza di gravità. Ci espandiamo raffreddandoci. Così si diradano le nebbie, così abitiamo le nostre polveri. 14 miliardi di anni in meno di un minuto. E compressione. La massa agisce ad altissima velocità. Quanto piccola dovrebbe essere la Terra per morire? Corpo instabile, scossa da violenti spasmi, il nucleo così pulsante da poter solo continuare a crollare su se stesso, e tutta la massa resterebbe ancora inalterata. Poi leggo magari nelle pause, che mi hai chiesto, che nell'ultima sezione, che io la chiamo più uno, fidandosi del buio, sì, questa è... La porta, priva di maniglia e fessure, si chiude. Al di là tu ti apri. Il vento, la carne, lo smarrimento e la confusione potevano essere caduti durante la risalita come monetine o foglietti scritti da qualcun altro. Una stanza priva di pareti, tenuta su dalla sua pena. Spingerti, disincollarti, arricciarti in acrobazie altamente opprimenti. Perdersi in un suono di conchiglie. Al parquet torneranno gli alberi, loro movimento di dei, suono incompiuto di foglie, tutte le sfogliature, fronde durante, fronde dopo, il mutamento lento, roteando soli, silenzi, sdraiati, sparsi, nei portapenne
lacca di souvenir. Si ringrazia sempre con la commozione in barba, in gola, ai brividi o in un fuggevole scambio di mani. E tu non sfuggi mai, mai all'eternità. Aggiungo che per quanto Martina abbia detto che dovevamo parlare delle poesie, in realtà la voce nella tua poesia è comunque sempre fondamentale, perché anche se tu adesso dici io non voglio fare una lettura puramente non performativa, in realtà il tuo uso della voce è sempre un po' performativo, ma è bello, è la tua voce questa, è anche molto emozionante. Sì, magari sì, è vero, è innato, c'è anche da dire che questa è una delle performance che mi piace, abbiamo fatto una performance su questa sezione, unendo varie poesie, quindi magari leggendo io la musica la sento, è una di quelle che preferisco fare, insomma. Non so se leggere qualcos'altro passare. Allora io volevo leggere magari. Ecco, questa è meno eterea, mi hanno detto. Una concessione. Nell'abbraccio ci si stratifica o si prende il volo sottratto del venire al mondo, il volto addomesticato, gli strati di una ritirata necessaria perché terrosa. Accadono soprassedendo acuminati, sterminati, infranti, dolenti sui confini, gli stati dell'assenza, le superfici assolate, le morbidezze, i ritrovamenti. Poi l'ultima, poi passo la parola a Enzo. Dalle ore asterisco. I cieli dormono in piedi e riempiono gli edifici così. Le mattine sono per nuotare o affogare nei temporali che rompono e crollano giù, come raid in crocifissi ridistribuiti, perché si aspetta e nell'attesa necessaria si seminano planimetrie dell'ansia, senza intenzione, si racconta dell'ombra degli alberi e primavera. Si va sotto le fronde come fanno i bambini, come si faceva tra i ciliegi, arrampicandosi, creature prive d'ali. Ogni ora un cielo, ogni ora scivolare piano, per germogli, simulacri d'occhi. Probabilmente, buonasera, probabilmente sarà un caso di voluto inconsciamente, ma in realtà avevo scelto anch'io uno, la poesia che conclude il libro, che è Nelle pause, che è stata evidenziata come importante anche da Loredana,
e il che significa che comunque il libro si conclude degnamente, perché è una poesia che dice tante cose e che è forse tra le, almeno per quel che mi riguarda, tra le più immediate nel libro. Io comunque non definirei le tue poesie eteree, casomai rarefatte, il che non è la stessa cosa. Perché? Perché sono estese, perché sono dilatate, magari un pochino evanescenti, ma volutamente, e quindi va bene così. E, io mi, il titolo Estensioni del tempo, e non a caso, visto che Loredana ce le ha anche elencate, ben 5 sezioni della, della, dell'opera contengono la parola memoria. E, dicevo, volevo dal titolo del libro viene quasi spontaneo identificare una sorta di soggetto proprio nel tempo. E, però è ovvio che il tempo non è molto non è molto facile identificare il tempo, perché in questo libro il passato, il presente, il futuro, ovvero le tre scansioni con le quali siamo soliti dividere, scandire, dettare il tempo, non hanno una loro collocazione, scusate l'iperbole, una loro collocazione temporale precisa. Anzi, Martina, credo almeno che abbia volutamente confuso, e leggiamo questa parola anche col trattino, confuso nel senso di confusione, mettere insieme, fondere queste tre scansioni per arrivare a definire, o quantomeno a provarci, una sua concezione di tempo, una sua dimensione temporale che non può essere quantificata se non dall'autrice stessa. E io altrove, quando è la seconda volta che mi presento sul serio questo libro, ma ne ho parlato abbastanza spesso, e credo proprio al Giorgi, ho parlato, oltre che poi aver come dire, confutato questa mia opinione nella postfazione del libro, di questa sorta di accumulo di frame, di immagini, di istanti, come se lei avesse la possibilità di fermare il tempo in un'immagine e poi entrare in quell'immagine che è un istante, non è, è un tempo personalizzato, non è più il tempo solito, normale, quello che fruiamo, e di entrare dentro questa immagine come per provocare una frattura e costruire, non dico una storia, ma la sua estensione, la sua, quella che io nella postfazione chiamo dilatazione, che è più o meno la stessa cosa. E la frattura è proprio quella, è quella dell'entrare dentro questa immagine per cercare, non dico di dargli una dimensione, ma comunque di farla vivere attraverso quella che poi, accumulandosi a tutte le altre immagini, a tutti gli altri frame, diverrà alla fine del libro, o quantomeno per quelli che riusciranno a coglierlo, la sua personale concezione del tempo. Io dicevo, nelle pause ne parlerò poi alla fine brevemente, perché è l'ultima poesia del libro e va considerata proprio in funzione di quella ultimità che però, siccome Martina lavora spesso sui contrari, sulle opposizioni e sulle loro riconciliazioni, e come è stato giustamente evidenziato anche da Loredana, non c'è ultimità in questo libro, non c'è nessuna ultimità, non si dà una fine. In generale non si dà una fine in poesia quasi sempre, però in questo caso particolarmente. E, in uno dei passaggi dell'opera possiamo leggere: ogni ora un cielo, ogni ora scivolare piano per germogli, simulacri d'occhi, che è l'ultima delle poesie, è un estratto dall'ultima delle poesie che ha detto Martina. Io ho scelto questi tre versi perché ci sono alcune cose da evidenziare. Intanto i germogli, no?
quindi per germogli, per crescite per sguardi, però gli sguardi vengono correlati ai simulacri, simulacri d'occhio, e quindi anche sguardi per così dire evanescenti, come ho detto prima, assenti ma nell'accezione positiva del termine, velati, anche per presenze quasi fantasmatiche, perché ci sono delle presenze che scorrono, che corrono, che sostano tra le righe di quest'opera, e magari delle volte sono troppo reali a tal punto da sfuggire dalla realtà, o magari diventano irreali o surreali, cioè si pongono al di sopra della realtà, perché poi c'è da tener conto di almeno un paio di cose, no? Da un lato, come dire, in senso orizzontale, bisogna considerare l'estensione e la dilatazione, come avevo accennato prima, e, perché poi qui c'è sempre qualcosa che cresce, no? Quelle crescite dei germogli, perché Martina in un certo senso nella sua rarefazione, no? Nel suo scandire le parole, i passaggi, ma anche nel modo in cui poi li mette sulla carta, che la dislocazione spaziale delle parole corrisponde alla modalità con la quale essa le legge. Vi posso assicurare che così le parole sono spazializzate, è la stessa scrittura che si spazializza sul foglio, e anche se però lei riferisce in realtà l'essenziale, i versi sono scarnificati, sono ridotti ai minimi termini, si potrebbe dire, eppure qualcosa cresce, mentre dall'altro lato, dal lato verticale, bisognerebbe proprio tener conto della dislocazione dei testi sulla pagina, perché io adesso non vorrei annoiarvi con delle citazioni di autori o di filosofi e meccanici, però gli spaziamenti, infatti non lo faccio, ma sono tentato di farlo, e questa dislocazione spaziale sulla pagina è una caratteristica determinante dell'opera di Martina. Perché? Perché ci impone un tipo di lettura diversa dalla solita lettura, e ci fa capire che in realtà le pause, le intenzioni, no? Le pause, nelle pause, il titolo della poesia che conclude il libro, ma queste pause sono degli intervalli, sono degli spaziamenti temporali, e gli intervalli sono proprio quei frame di cui vi parlavo prima, che comunque vanno a fermarsi, a collocarsi in senso spaziale tra altri due intervalli. E il modo in cui questa parola viene scritta, e anche il modo in cui questa parola viene dettata, comunicata, esperita, estesa, ci fa capire tutto, ci fa capire che non siamo davanti al solito libro di poesia scritto così tanto per, anzi è un'opera in cui gli incroci, i riferimenti si rincorrono per tutto il libro. E io devo per forza di cose leggere una poesia. Posso? Escono dalle bocche del maggio al tramonto e si rompono, non potendo attendere oltre o ancora ascoltare, aspettarsi, comparire, sentirsi, nutrire, insieme seme di vento, non voci, ma appena sussurri alla corrente, per lungo tempo lasciati, per troppo tempo senza neppure per niente sapere, come dire, cosa dire.
Ecco, io ho cercato di leggerla più o meno una mattina, insomma, e naturalmente io l'ho letta in un modo completamente diverso, e ho cercato anche di fare una doppia pausa per evidenziare un doppio spazio bianco, perché è quella una delle cose che contano. Dunque, se riesco. Come no? No, volevo dire su questa poesia che c'è un processo sacrificale, no? No, sul serio. Perché questa modalità di fare, no? Perché in realtà poi si tratta di un'azione, va intesa attraverso diverse accezioni, perché tu riporti, riferisci, ma riferisci nel senso che esperisci, ma anche ritrattino ferisci, provochi delle ferite all'interno del testo, nella stessa scrittura, nella stessa letteratura, e li riporti attraverso questo mostrarsi, il titolo della poesia che ho appena letto, che non è tutto lì, non è tutto nel mostrarsi, perché mostrarsi lui lo scrive con l'apostrofo, apostrofo arsi, quindi c'è da mettere in gioco anche il suffisso, quello che tu hai fatto diventare un suffisso. Arsi, ardere, fuoco, sacrificio, fallibilità. Senso di... Sì, sacrificio che possa essere un superamento di magari un senso di impotenza, almeno sacrificando... può essere di trasfigurarsi, metamorfizzarsi in qualcos'altro, e poi prima di arsi c'è il mostro, quindi questo senso anche di non appartenenza, appartenenza a qualcosa che assomiglia a qualcosa che di nome inizia con mostro. E quindi c'è questa rottura del linguaggio, comunicazione persa, tentata. E leggo da I gatti lo sanno, visto che si parlava di animali, e quindi se hai le mani a coppetta ti ci può piovere dentro di tutto, i sassolini che ti guardi finché camminando scricchioli, lo zucchero mentre fuoriesce dai barattoli del mattino, lucidi, perché le mani ti ricordano quando hai nuotato al largo la prima volta e poi lo raccontavi. Vorrei leggere da Gli incontri nel sole. Perché mai cadevano le cose? Orde di guerrieri mongoli attaccarono Caffa, cadaveri appestati, catapultati, e la vittoria si tramutò in un disastro. Lo spazio accanto è espressione, lo stritolamento dei minuti, mentre crollano gli armadi in frantumi al pavimento. Infatti qui c'è anche la casa, c'è lo spazio, e una che avevi praticamente citato tu prima all'inizio. Così io leggo questa, è Moto dei corpi celesti, che era stata citata. Passeggiavi una notte per le vie di Torino
e hai incontrato Richard Bonnat nel momento esatto in cui pensavi a lui. Semplici traiettorie d'angoli e strade e capelli per tutti i chilometri percorsi in precedenza, trasudando stanchezze con soprabiti d'Africa. Sarà quella citata. Yes. Allora, leggo anch'io una poesia. Nella terra. Il passato non è passato. Il passato è movimento. Le parole sono ferme. Le parole sono. Gli smarrimenti nella terra sono le parole. E la terra ha calci e polvere. Il colore è sempre quello rosso. Come luce, come fessura, come dita che si toccano, che non si riconoscono, la pelle, i fiumi, le maiuscole, le iniziali, da qualcuno, presto da qualcuno, per lasciargli lo spazio malato, santo, che prende spazio, il mattino, poco per volta, per scelta, sulla pancia. C'è un'apparente leggerezza, in realtà queste poesie sono tutte anche molto, molto profonde, hanno una loro verità che viene fuori. Come dicevo, sono delle storie, io posso immaginare delle storie dietro una di queste poesie, e questo è il bello della poesia, su cui anche il lettore è coinvolto ed entra dentro le parole. Sì, beh, io ormai questo è chiaro. Non suggerisco nulla, non mando messaggi, mi è stato detto che anzi lascio troppo aperto e in realtà poi ognuna di queste poesie ha una storia dietro, e soprattutto quella, ed è probabilmente una delle più faticose che io abbia scritto, e la prima che io abbia scritto su un fatto personale abbastanza traumatico, solo che non mi piace che poi questo esca nella poesia. Mi piace che poi la poesia trasfiguri questa cosa in altro che non vuol dire tradire, secondo me, tradire il significato originario, ma vuol dire ampliare, estendere, e così allo stesso tempo, per il tempo, l'estensione, questo avanti e indietro, questa confusione. C'è una poesia dove dico: per quanto possa sembrare strano, abbiamo da imparare che il tempo non esiste, è solo il dentro che si espande. Probabilmente mi è servito perché era quello che volevo esperire io, e cioè questo senso di eternità che sembra una cosa irraggiungibile. In realtà ha anche un altro significato, è sempre presente. E la distanza creata dal tempo in questo modo un pochino si annulla. Io in questo ho voluto un po' sperimentarmi. Leggo una, poi continuerà, si chiama 100 secondi e fa parte sempre della sezione Memoria delle stelle, quella un po' più matematica, un po' più così. Continuerà ad esistere l'universo
per almeno altri 28 milioni di anni. Da vicini siamo blu, poi ci allontaniamo nel rosso, convergiamo su tavole igienizzate quando la luce non esisteva ancora. Per quanto possa sembrare strano, abbiamo da imparare che il tempo non esiste. È solo dentro che si espande. Abbiamo quanto possiamo leggere, parlare, quanto possiamo dire. Bisogna dire un sacco di cose. Posso dirvi io due robe, un secondo solo. Innanzitutto, planimetria dell'ansia vale il prezzo del biglietto. Ecco. Planimetria dell'ansia è un verso che vale tantissimo. L'avevo messa in conto, ma non la trovo più. Nel tuo lavoro c'è. Anche, mi sembra di avertelo scritto anche in quelle due righe che ti fece a suo tempo, cioè non dovrebbe esserci la titolazione. La titolazione è un grandissimo problema della poesia contemporanea, ingabbia il significato. Nel caso del tuo testo ne ingabbia delle volte il senso. Nemmeno sulle sezioni bastavano le foto. Se proviamo a leggerlo proprio come consiglio di lettura ai tuoi lettori, in una maniera più fluida ne risulta una lettura molto più pulsionale, molto più emotiva, che a mio avviso lo rende molto diverso. Il titolo delle volte ingabbia il senso, non tanto il significato. Sì, grazie, devo dire che cioè, effettivamente no. No, in carità, andate avanti così, se dovete ristamparlo vuol dire che va bene così, non ci mancherebbe altro. No, in questo magari io tenevo a certe cose che si potevano anche evitare. Nel libro che uscirà tra un mese non ci sono titoli né nelle sezioni né nelle sezioni. C'è il titolo del libro. Quello si può mettere. Magari in fondo. Io ho avuto gli ultimi giorni pieni di attese e di tempi più o meno vuoti tra autobus, treni, attese di meccanici e cose varie. Ho avuto tempo di ragionare un attimo anche cercando di estraniarmi da quella che era stata la mia, che è stata la mia postfazione al libro, e preso un po' di appunti qua e là, e tra questi mi piacerebbe, cercando di ridurre naturalmente, farvi partecipi di alcuni di questi. La poesia che chiude il libro, abbiamo detto, no? Sì, intitolata nelle pause, e gli ultimi due versi di questa poesia, quindi di tutto il libro, recitano testualmente e sono stati già letti: e tu non sfuggi mai, mai all'eternità. E a proposito proprio di eternità, abbiamo avuto già la dichiarazione sommessa ma plateale del senso dell'eternità per Martina, e ultimamente la maggior parte di voi lo sanno, mi sto occupando di un autore, Emilio Villa, e Nanni Cagnone ha riportato più volte e in vari contesti un aneddoto che riguarda proprio Emilio Villa, che alla domanda di un amico a che pensi rispose molto semplicemente eterno. E poi sempre Cagnone continua, rispose proprio così, eterno, così come diceva a me in un altro tempo impuntando la voce, Escaton, quindi eterno. E questo guardare alla fine, no? Questo guardare sempre alla fine delle cose, anche in senso escatologico, come se fosse possibile anche una prosecuzione. Però
Questo guardare alla fine, almeno in villa, no? Coincide con un nuovo inizio, o proprio con l'inizio, con lo stesso inizio di sempre, l'origine. Era così in villa ed è in un certo senso così anche in questo libro, no? In Estensioni del tempo, diversamente da villa naturalmente, insomma. C'è qui, come in villa oltretutto, un necessario, come dire, rovesciamento temporale, no? L'eterno non è ciò che ci aspetta, non è ciò a cui siamo destinati, ma ciò da cui ci destiniamo, no? Ciò che, da cui proveniamo. E forse è anche per questo che Martina conclude il suo libro "E tu non sfuggi mai, mai all'eternità". Perché questa fine non è una fine, l'ho già detto prima, non si dà fine, casomai, come è evidente in questo libro, ci si sfinisce nel ribadire l'impossibilità della fine. E questa fine, quindi, se l'eternità è all'inizio del tempo, coincide proprio con quella che banalmente e in maniera molto semplificativa e riduttiva definiamo origine. E ciò che sta nel mezzo è proprio il transito, l'erranza, no? Anche il libro, la misurazione sempre inesatta del tempo, il tentativo di destabilizzare il tempo, come in Arché, che è una brevissima poesia, la penultima del libro, che precede la fine in un certo senso, no? Precede nelle pause. E come a dire che per arrivare alla fine bisogna passare o ripassare dall'inizio, cioè, perché vuol dire proprio questo, no? E ve la leggo: il cielo si ricurva ed è prima dell'arrivo che le luci compaiono sui contorni. Invece del sonno s'accalcano momenti a cercare gli inizi. Cosa abbiamo qui? Le luci intanto, no? Che queste luci che appaiono prima dell'arrivo e poi questi momenti, no? Il momento, che cos'è il momento? È una scansione temporale, no? E che cosa cercano questi momenti? Cercano gli inizi. E dove appaiono? Sui contorni, sulle evanescenze, sulle cose sfumate, ma anche sui limiti, perché mi sembra di averlo detto che questo libro cerca di frequentare il limite e si pratica al limite. Quindi questa eternità non è altro che questo cocervo, no? Questo mucchio di momenti che cercano un qualcosa che li ha preceduto, come se fossimo in presenza di una doppia eternità, quella che siamo soliti identificare come un qualcosa a cui non potremo mai arrivare, quella che idealmente cerchiamo di costruire attraverso la scrittura, no? E nell'ultima poesia, nelle pause, ci sono due soli versi che sono la metafora, secondo me, perfetta in cui si potrebbe trovare uno dei sensi di questo libro. Questi due versi dicono: potevano essere caduti durante la risalita. Caduti durante la risalita, alto, basso, inizio e fine, nascita e morte. Cioè, in questo libro in realtà tutto coincide, tutto si amalgama, no? Quasi, in maniera quasi perfetta da spiazzare il lettore, perché è tutto collegato tra loro, anche i titoli delle varie sezioni in cui è diviso il libro, titoli che forse giustamente, ognuno dal proprio punto di vista, potevano anche essere non estesi, non esperiti, perché comunque non avrebbero tolto nulla al valore intrinseco del libro. E perché è un libro non casuale, no? Cioè non c'è casualità in questo libro, è un libro scansionato, no? Dettato per ritmi di tempo al lavoro, che come se fossero rivolti a creare
una sorta di curvatura spaziale, no? Quella del cielo di Archeo, in cui dilatare la scrittura, in cui dilatarsi usando la scrittura come tramite. Sì, è così. Era anche un modo per tentare di superare un senso di perdita. Quindi, se tutto è sempre presente, allora possiamo cambiare la nostra prospettiva su ciò che ci viene a mancare.